Buona, buonissima la prima dell'USC Trani in eccellenza, 3-0 secco inflitto al Castellaneta davanti al pubblico del Comunale, gol di Dipinto e Petruzzera nel primo tempo, tris nel finale di Dall'Oglio, subito 3 punti dunque, subito buone indicazioni per Massimo Pizzulli, ma per la dirigenza non cambia assolutamente nulla nelle ambizioni e negli obiettivi da raggiungere. Questo è un anno di rodaggio, noi siamo nuovi nel mondo del calcio, la squadra è tutta nuova di zecca come si suol dire, quindi non è questo l'anno in cui dobbiamo pensare a porci obiettivi, sicuramente a medio termine inizieremo a ragionarci un po' più in là. Maurizio Povia, presidente dell'USC Trani, preferisce, almeno per il momento, conservare il profilo basso. Il tecnico Massimo Pizzulli è contento della prima esibizione in questo campionato e crede che i margini di miglioramento della sua squadra siano ancora tanti. Dobbiamo crescere sotto l'aspetto del carattere, della cattiveria, perché certe volte siamo belli a vedersi, però siamo poco fruttuosi, quindi dobbiamo essere ancora più cattivi, anche perché poi troveremo squadre sicuramente più importanti. Il Castellaneta è il 3-0 inflitto e i tarantini fanno parte del passato. Ora la concentrazione è sui prossimi imminenti impegni agonistici del formato Tour de Force con 5 partite in 14 giorni. Restano da giocare ancora 4 incontri. Ora abbiamo Vieste giovedì, Galatina, poi Andria giovedì, Casarano. Quindi ci siamo slanciati, nel senso abbiamo messo questi 3 punti che per noi sono importanti per continuare a lavorare e migliorare, perché ci aspettano veramente partite toste. Si torna in campo già domani per il primo turno infrasettimanale della stagione. I biancazzurri sfideranno in trasferta l'Atletico Vieste con inizio previsto alle ore 16. Non ci saranno i tifosi tranesi sugli spalti. Il settore ospiti dello stadio Spina infatti è inagibile ed è stato dichiarato off limits dal prefetto di Foggia. L'USC Trani a seguire giocherà 3 volte di fila al Comunale. Domenica prossima alle 15.30 ospiterà il Galatina. Giovedì 19 la Fidelisandria per il ritorno del primo turno di Coppa Italia Dilettanti e il 22 settembre il Casarano per la quarta di campionato.